Salve a tutti ragazzi, sono Emimax e ci siamo su un nuovissimo video. Ragazzi, sono finalmente riuscito a mandare qualche video per voi, dato che è stato un momento difficile quest'ultimo mese, perché un po' mi sono lasciato andare, quindi la scuola è andata, ha cominciato ad andare giù. Comunque, non ho voluto lasciarvi a mani vuote prima dell'estate con il tutorial di come fare questo aggeggino, di come fare la stella ninja, che dopo si richiude, quindi lo manderò prima, quindi qua sopra, sì, qui sopra, oppure link in descrizione. E oggi faremo un trucco di magia con un regalo di compleanno di un mio amico, che il suo link è in descrizione. Si chiama Scaramagician, è molto lo ringrazio tantissimo. Allora, sono molto scorrevoli le carte, bello l'asso come figura. L'executive, sinceramente non l'ho mai sentita prima. O almeno la cosa che mi fa più inquietudine sono le immagini, non so, della regina, ma specialmente del re, se ricordo bene. No, no, proprio della regina fanno paura. Poi una cosa che veramente mi piace è il jolly, cioè un cavallo col frac. Non l'ho mai visto, però comunque è bella, molto bella l'illustrazione. E quindi direi di passare subito al trucco di magia, ma prima via con la intro. Allora, abbiamo questo mazzo di carte, normalissimo. Facciamo chiedere, ok, come vedete, facciamo chiedere allo spettatore di scegliere una carta tra queste nel mazzo. Per esempio questa. Adesso gli chiediamo di metterla, di farla, di impararsela e di metterla all'interno del mazzo. A questo punto facciamo un paio di shuffle, di tagli, per così da mischiare completamente il mazzo. E adesso bisogna chiedere allo spettatore, anzi, così non fare mettere su, far venire sospetti. Chiedere allo spettatore, se non ce l'avete, se non ce l'hanno, cioè, me lo portate uno, un telo, un foulard, qualsiasi cosa. Basta solo che le carte non si vedono. Cioè, vabbè. Comunque, mettiamo sotto, così ci mettiamo le mani, lo sistemiamo. Tiriamo fuori il mazzo e lo chiudiamo completamente, così da non far uscire nessun tipo di carta. Ok, adesso noi dobbiamo far comparire la carta che lo spettatore ha scelto. Basta solo una semplice mossa, un po' di scossa. Scossiamo un po' il mazzo e come vedete esce una carta, che è proprio la vostra carta. Allora ragazzi, il trucco è di una semplicità assurda. Dobbiamo solo prendere. Allora, facciamo chiedere un mazzo di carte, una carta allo spettatore, tanto. Come vedete le carte sono completamente messe a caso. Vedete 7, 10, 3, non c'è nessun dispari pari, niente. Non ci sono doppioni. Chiederò allo spettatore, per esempio, il 5 di cuori. Chiediamo di metterlo, rimetterlo nel mazzo. E a questo punto basta tenere il dito sul punto dove lo spettatore ha messo la carta, così da tenere, così da poi forzare la carta. Facciamo un paio di tagli, così da non far vedere allo spettatore che stiamo forzando la carta in cima. A questo punto dobbiamo prendere un telo, una foulard, cioè vi consiglio un foulard.
se ce l'avete a casa oppure lo chiedete alla nonna. Nel momento in cui mettiamo sopra il foulard, noi dobbiamo spingere un po' la carta, così dopo, quando prendiamo il mazzo, la carta rimarrà all'interno della mano sotto il foulard. Quindi, ricapitolando, mettiamo sotto il foulard e sotto il foulard, intanto che lo mettiamo, spingiamo la carta un po' avanti, non tanto perché altrimenti si vedrebbe, cioè, che c'è qualcosa che non va, il mazzo è troppo lungo oppure la carta si muove. Vedete, il mazzo è troppo lungo, normalmente è così, così. Quindi non troppo. Basta quel poco per prendere con la mano, col pollice e l'indice e spostarlo. Ora che abbiamo, messo al di sotto la carta. Come vedete, qua sotto c'è la carta che la teniamo in mano. Ci mettiamo subito sopra il mazzo e squadriamo anche sotto, così da non far vedere la carta al di sotto del nostro foulard. A questo punto spingiamo sopra, dalla parte dello spettatore, il foulard. Spingiamo verso la nostra sinistra, quindi da portare il foulard da destra a sinistra, e poi portare tutto a destra, in questo modo. Poi, nel momento in cui girate, tenete la mano sempre sopra, perché così da non far venire un po' di cioè per non far avere sospetti, e in questo modo scusate, avremo, come avete visto nel video, la carta al di sotto non si vede perché c'è il mazzo che lo copre, e basta una piccola scossa. Adesso spostiamo, perché prima era così, come vedete, lo spettatore non lo vede, basta una piccola scossa e la carta comincia a scendere. Basta poco, non serve che cominciate a scuotere in una maniera incredibile fino a farlo scendere. Basta quel poco per dire: oh, guardate, ecco voi la vostra carta. E se volete, potete togliere il foulard, far vedere il mazzo e aprire il foulard e far vedere che non c'è nessun tipo di taglio. E questo è tutto il tutorial, cioè niente di più facile, niente di più semplice. Vabbè, ringraziamenti, punto. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E adesso prendo questa il taglierba e glielo falcio sulla testa. Vediamo adesso se continuo a farlo. Comunque, io vi saluto, mettete tanti mi piace, condividete e dite ai vostri amici di iscrivervi perché siamo quasi a 40 iscritti, e che sono molto felice. E ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà, ma credo che ci sarà durante l'estate. Beh, boh, dipende tutto. Ciao ragazzi!